Garfagna, Brunetta, Malan, non solo, hanno contestato questa presenza in piazza di Forza Italia. Dice: cosa ci fa Forza Italia con i neofascisti di Casa Pound e con chi ci fischia a più riprese come la Lega? Intanto qua ci sono moltissimi parlamentari di Forza Italia, ci sarà il presidente Berlusconi. È un classico del Fatto Quotidiano e della sinistra provare a sporcare una piazza tranquilla e pacifica come questa, evocando appellativi che non ci appartengono per storia e per cultura. Qui c'è l'Italia che lavora, l'Italia che non si rassegna al declino, alla decrescita, al reddito di cittadinanza. C'è gente che capisce che questo governo delle quattro sinistre sta ammazzando l'Italia, un governo delle tasse e delle manette. Il partito non ribolle, il partito ha manifestato qualche malumore, ma la stragrande maggioranza dei militanti, degli iscritti, dei parlamentari è qui a Piazza San Giovanni a manifestare contro questo governo. Oggi Salvini ha più numeri, deve decidere lui se unire o se dividere. Secondo lei vuole unire Salvini, considerando che di fatto ha puntato più a un'opa su Forza Italia che... Ma guardi, è sbagliato, perché serve una polifonia di voci per poter avere la maggioranza, proprio per il ragionamento politico che lui e gli altri esponenti della Lega conoscono. Poi, se dovesse dare una sensazione di autonomia, di indipendenza, di sovrapposizione eccessiva, il risultato sarebbe negativo, quindi sarebbe un errore politico. Non vi sentite ospiti qui oggi, no, come diceva la Meloni stessa? Ci sentiamo perfettamente a casa, guardi le bandiere dietro di lei, sono bandiere di Forza Italia. Nessuna scissione da parte della Carfagna, non ci sarà, non finirà come con Todi secondo lei? Ci sarebbe ragione. Ma la Carfagna è nata con Silvio Berlusconi, quindi immagino che la sua lealtà a Silvio Berlusconi non sia in discussione. Sarà lei la prima a contraddire una domanda come questa? La gente è felice, non... Roviniamo l'atmosfera parlando di divisioni che non ci sono. La Carfagna finirà come Toti tanti anni? Spero di no, credo di no. Guardi, l'unità del centrodestra è un mantra. Chi la boicotta sbaglia. Sbaglierebbe Salvini se volesse fare un centrodestra a una dimensione unica. Sbaglia chi se n'è andato dalle altre parti e si è visto. La piazza è questa. Nessun imbarazzo con Casa Pound? No, Casa Pound non conta niente, io aborro Casa Pound. Però se lei si fa un giro con me vedrà gli abbracci, i baci dell'elettorato. Totti, che effetto le fa stare nella stessa piazza con i suoi colleghi di partito fino a qualche mese fa? C'è ancora spazio per Berlusconi in questa piazza? A me fa piacere essere in una piazza dove ci sono tutti. Per troppo tempo nelle piazze del centrodestra si è stati in troppo pochi, troppo divisi e talvolta anche volutamente in meno di quanto potevamo essere. Una piazza che si riempie per mettere dentro tutti coloro che hanno voglia di far sentire la propria voce è la cosa più bella che ci sia. È giusto esserci, ma non è giusto dare tutto questo potere a Salvini. Gliel'hanno dato una volta, ha sbagliato, adesso facesse da parte. La Carfagna dice: qui non c'entriamo nulla. L'importante è essere tutti di destra. Chi vi ha dato Berlusconi, ormai Salvini il leader? Purtroppo sì. Da un fan sfegatato di Berlusconi in secondo piano, se non proprio in terzo, perché la Meloni cresce sempre di più. Berlusconi c'entra ancora qualcosa con questa piazza? Penso proprio di poco, molto poco. Se porta almeno un 5% sì. Diciamo che Forza Italia e Berlusconi per primo doveva pensare a un ricambio generazionale per la guida del suo partito. Non l'ha fatto e quindi noi siamo pronti ad accogliere chi di Forza Italia vorrà venire in Lega. Quindi un'opa della Lega su Forza Italia. Esatto. Ancora senso Berlusconi in questa piazza per voi leghisti? No! No! Lo fischierete oggi, pronti, sì, a fischiare? Certo, Salvini premier. E basta, solo Salvini, nemmeno la Meloni? No, anche la Meloni. Berlusconi invece? Ni. Che l'abbraccio di questa piazza fosse anche per Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, perché insieme si vince.